Luca, allora, che momento è per la Pianese? Venite da una settimana intensa, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però probabilmente uscite con ancora più certezze della vostra forza. Al momento sì, è stato molto intenso la settimana passata perché abbiamo disputato tre partite, due fuori casa molto dure, però noi siamo sempre equilibrati, sia che si vinca che si perda, e quindi come dice il mister, sia si vinca o si perda c'è sempre da lavorare, è la nostra forza, è il nostro equilibrio. Senti, domenica arriva la Vis Pesaro, che è sicuramente la squadra più in forma del campionato. Che partita ti aspetti, visto comunque la Pianese non è la prima volta e parte da sfavorita? È una partita molto dura, come penso che non ce ne sia facile quest'anno. Poi la Vis Pesaro, come hai detto te, è quella che viene da, penso, 5 serie di vittorie di fila, mi pare. Quindi è una squadra molto forte, ma noi l'affronteremo come tutte le altre, al massimo. Senti, dopo diversi mesi che insomma lavorate insieme, che idea ti sei fatto di questo gruppo che comunque si sta davvero ben comportando, ecco, in questo campionato? Ma è un gruppo che lavora tanto, ragazzi serissimi sia dentro che fuori dal campo. Come ho detto, la loro idea principale è quella sempre di dare il massimo allenamento, quindi non si può chiedere di meglio, ecco. Senti, te sei un veterano, sei il capitano della squadra. Ti chiedo se, come state lavorando anche per trasmettere un senso di appartenenza a una piazza così particolare come Piancastagnaio? Ma la nostra idea, comunque credo anche quella che venga dai ragazzi dell'anno scorso, è quella di dare sempre il massimo, di mettere prima davanti la maglia e poi il singolo. E per adesso, presto, credo che ci stia riuscendo, ma come ho detto, è ancora presto e dobbiamo dare sempre il massimo, prima in allenamento e poi in partita. Senti, l'ultima cosa, te c'eri stato anche nel campionato di Serie C, nell'unico campionato di Serie C prima di questo della Pianese. Quanto la componente del pubblico, che finalmente, insomma, quest'anno avete la possibilità di averla nello stadio di casa, sta influendo anche in positivo per voi? L'entusiasmo che percepiamo fuori dal campo è incredibile perché non c'è mai stato un tifo così a Piancastagnaio, quindi è anche una questione di orgoglio. E nello spogliatoio ne parliamo spesso, vengono a vederci anche fuori casa, quindi l'impegno viene sicuramente prima per loro. Lo facciamo tanto per loro perché è un sacrificio che fanno per venirci a vedere da un paesino così piccolo e per noi è un grande orgoglio.